comportamento in caso di incendio degli edifici in legno c'è qualche pregiudizio, qualche preconcetto, spesso da parte ovviamente dei clienti, ma ogni tanto anche di qualche progettista. Questo perché ovviamente siamo abituati a associare il legno all'immagine del caminetto, quindi il legno che brucia. In realtà, parlando di strutture in legno e quindi di resistenza, lasciando per ora da parte la reazione al fuoco, le strutture in legno hanno un ottimo comportamento in caso di incendio. Questo perché dal punto di vista ingegneristico sono facilmente progettabili per resistere 30, 60 e anche 90 minuti. Questo perché il comportamento delle strutture ha un comportamento molto prevedibile, stabile e costante nel tempo. Quindi riesco a sapere dopo 30, 60 o 90 minuti quant'è la parte di struttura in legno che subisce, diciamo, perde l'efficacia strutturale. E l'altra caratteristica che nel mentre che le parti esterne, ad esempio di un pilastro o di una trave, sono soggette all'incendio, le parti interne continuano a mantenere le prestazioni meccaniche, e questo è molto importante ovviamente proprio per progettare la sicurezza in caso di incendio. L'obiettivo quindi delle nostre formazioni a professionisti e costruttori, a chi vuole iniziare a entrare nel mondo delle costruzioni in legno, è, oltre a trasmettere questi comportamenti di base, è quello di andare a analizzare progetto per progetto quali sono gli aspetti chiave, gli aspetti critici, quelli realmente potenzialmente problematiche, e quindi sia nella progettazione che nella costruzione dare degli strumenti per non solo essere più sicuri come progettisti e costruttori, ma essere anche poi più chiari ed efficaci nella trasmissione di questa sicurezza poi ai propri clienti. Ancora oggi uno dei principali punti a causa di innesco incendio nelle abitazioni, nelle costruzioni in generale, è quello delle canne fumarie, dei camini. È vero che ad oggi le nuove costruzioni tendono sempre più a edifici ad alta performance energetica, e quindi tendenzialmente magari si va su pompe di calore, quindi che hanno meno potenziali rischi e quindi meno temperature di fumi alti, quindi potenziali rischi di incendio. Però tuttavia in Italia soprattutto il camino è ancora un oggetto che spesso si vuole avere nelle proprie abitazioni, quindi resta uno dei principali punti di incendio, di innesco incendio nelle costruzioni in legno. Attenzione, non solo negli edifici nuovi, ma ovviamente anche in tutto quello che sono le riqualificazioni energetiche o le ristrutturazioni. Detto questo, anche in questo caso l'obiettivo è quindi andare a analizzare attraverso anche un manuale pratico che abbiamo fatto, che si chiama il manuale del camino sicuro, liberamente scaricabile sul nostro sito, andare a analizzare quelle che sono le buone prassi sia in fase di progetto, quindi l'analisi dei potenziali punti di rischio, la previsione dei giusti ingombri e spessori dei vari materiali, e allo stesso tempo in fase di realizzazione quali sono i prodotti giusti e i prodotti che soddisfano le richieste del progetto e le richieste di sicurezza in generale. Anche in questo caso è bene chiudere la trattazione dell'argomento in maniera completa, quindi dopo il progetto e la realizzazione diamo delle indicazioni da trasmettere all'utente finale per la corretta gestione e manutenzione e consapevolezza della canna fumaria che ha all'interno del proprio edificio, e questo quindi per chiudere il ciclo e dare sicurezza in tutte le fasi e mitigare il rischio di incendio da camino, da canna fumaria. ARCA quindi, come certificazione di qualità e sostenibilità degli edifici in legno, ha sulla parte relativa alla sicurezza antincendio un proprio
set di prestazioni da andare a verificare su tutti gli edifici. Queste prestazioni vanno sicuramente ovviamente sulla progettazione di almeno una resistenza di 30 minuti o superiore sulla parte delle strutture in legno, ma appunto si concentra anche sulla mitigazione del rischio e quindi una corretta mitigazione, una corretta compartimentazione, ad esempio, da altri locali soggetti a potenziali rischi incendio, leggasi ad esempio autorimesse o garage, e una specifica puntuale appunto sul camino di cui abbiamo appena parlato. Quello che ci interessa, ad esempio, nel caso della prestazione R30 delle strutture, è che siano affrontate dai progettisti tutte le strategie che vengono previste a progetto, in modo tale che poi il costruttore abbia delle indicazioni chiare e si possa aiutare a controllare appunto che le soluzioni siano adeguate alle strategie previste e quindi che vengano affrontati ad esempio tutti i punti critici, la protezione delle connessioni, che sia esplicitato se l'R30 è raggiunto ad esempio con un metodo della sezione efficace, quindi calcolando la dimensione e poi verificando la dimensione delle strutture in legno, o se si adotta una strategia di protezione passiva, quindi l'R30 viene raggiunto con l'aiuto di altri materiali, ad esempio, le contropareti. Allora, in questo caso dobbiamo essere sicuri di dare indicazioni corrette al costruttore e indicazioni corrette affinché poi l'ADL possa controllare adeguatamente quanto realizzato. Quindi non solo il calcolo singolo, ma proprio capire a livello di strategia per raggiungere queste performance. E quindi quanto detto fino adesso è un prerequisito non solo per edifici che ricadono sotto il controllo preventivo da parte dei vigili del fuoco, quindi attività soggette, ma per tutte le tipologie di edifici in legno, quindi dalla monofamiliare alla piccola palazzina, ovviamente poi scuole, alberghi e edifici più grandi. E questo volerlo comunque iniziare a controllare e monitorare sempre, anche qua ha il duplice obiettivo, sì, di riuscire a trasmettere garanzia e sicurezza al progettista, all'investitore e ovviamente al cliente finale, ma anche a un risvolto, diciamo, economico, anche perché legato a questioni assicurative, dove i controlli terzi, effettuati quindi da un soggetto terzo, documentati e diciamo oggettivi, riescono spesso a diminuire i prezzi annuali, dei premi annuali dell'assicurazione per l'utente finale. Quali sono i prossimi sviluppi della sicurezza antincendio, sia nelle strutture in legno, ma in generale? Ovviamente c'è il tema delle facciate, ovviamente per gli edifici in legno si sta andando sempre più in altezza, quindi diventa ovviamente una prestazione, un punto, una criticità che dovrà essere controllata sempre di più. E poi il tema degli impianti elettrici, delle case che diventano sempre più elettriche rispetto a una volta, anche per la produzione di energie rinnovabili, che viene richiesta sempre maggiore e quindi che va a aggiungere questo tipo di complessità.